Bentornati a tutti sul mio canale. Spinto dalle tante richieste nei commenti e nei messaggi privati, torno oggi con la rubrica Le basi del Mac. Il primo episodio online da sole 3 settimane è diventato il video più visto sul mio canale, con quasi 1000 like e 100.000 visualizzazioni. Per questo posso dirvi solo una cosa elevata al quadrato. Grazie! Porto così sul canale l'episodio numero 2, con tanti nuovi consigli, suggerimenti e spiegazioni per i nuovi utenti Mac e per tutti quelli che arrivano da Windows. Consiglio a chi non l'avesse già visto di correre a guardarsi il primo episodio, perché contiene le fondamenta di macOS rappresentate dal dock, dalla barra dei menu, dal Finder e Spotlight, e vi servirà per seguire al meglio questo secondo episodio. Trovate il link qui sopra in scheda e giù nella descrizione. Oggi ho tante cose da mostrarvi. Cominciamo! Parliamo dell'app switcher in macOS. Premendo sulla tastiera i tasti Command più Tab e rilasciando subito Tab, si aprirà questa finestrella. A cosa serve? Serve per spostarsi rapidamente da un'app all'altra tra quelle già aperte. Con Command sempre premuto e toccando più volte il tasto Tab, passerai dall'icona di un'app all'altra fino a quando non arriverai sull'app che vuoi in primo piano. Per muoverti tra le icone potrai utilizzare anche le frecce verso destra o sinistra. Richiamiamo la finestrella e proviamo a passare da Safari a Note e ancora da Note a Safari. Potremo anche, una volta comparsa la finestrella con le app e con il tasto Command sempre premuto, scegliere l'app su cui passare attraverso il puntatore del mouse. Questa è la funzione base dell'app switcher, ma può essere ancora più utile, come per esempio quando abbiamo più finestre della stessa app. Come facciamo a scegliere quella che vogliamo? Proviamo con un esempio aprendo queste due foto con l'app anteprima. Per un istante riportiamo in primo piano Safari facendo clic sulla sua finestra, così da mettere in secondo piano le due fotografie. Utilizzando il metodo che ti ho mostrato all'inizio, Command più Tab, e scegliendo di passare ad anteprima, ti aprirebbe l'ultima foto con la quale hai interagito. Se tu volessi scegliere quali delle finestre richiamare, dovresti premere la freccia verso l'alto e il basso quando ti troverai sull'icona dell'app e ti compariranno tutte le finestre aperte. Scegliamo quella che ci serve con le frecce o con il mouse. Se noti, e questo avviene diversamente app per app, ti verrà mostrata anche una barra in basso con gli ultimi documenti che hai aperto con quell'app. Non è comodo, è comodissimo! Nel primo episodio abbiamo capito che il pallino sotto l'icona dell'app sul dock significa che quell'app è in esecuzione. Tantissime app restano in esecuzione anche quando ne chiudiamo tutte le finestre. Un esempio pratico è Safari. Se chiudiamo la finestra di Safari con il pallino X rosso, il puntino sul dock resterà comunque presente. Questo significa che l'app è in esecuzione in background, seppur non ci siano finestre aperte, e continuerà ad occupare risorse preziose del nostro sistema. Come si chiude definitivamente? Ci sono 3 metodi. Quello che preferisco e che vorrei usassi di più è un semplice comando da tastiera. Quando siamo sull'app che vogliamo chiudere, premi sulla tastiera Command più Q e la chiuderai completamente. Come vedi, il puntino sotto Safari è ora sparito. Puoi anche chiuderla facendo clic destro sull'icona nel dock e scegliendo Esci. O ancora puoi andare nella barra del menu sul nome dell'app, in questo caso Safari, e selezionare Esci da Safari. Se ti vuoi fidare di me, usa il primo metodo e abituati ai comandi da tastiera. Non hai idea di quanto tempo risparmierai. Ne abbiamo parlato giusto un istante fa. È ora di approfondire i comandi da tastiera più utili e funzionali di macOS. Partiamo con delle funzioni che userai decine di volte al giorno. Il copia, incolla e taglia. Proviamo con un documento di Pages. Selezioniamo questa porzione di testo con il mouse e per copiarla premi sulla tastiera Command più C. Diciamo adesso di volerla incollare sotto al testo già presente. Ci posizioniamo con il cursore del mouse e premiamo sulla tastiera Command più V. Fatto! E se invece volessimo tagliare una porzione di testo? Semplice! Come prima, selezioniamo il testo che ci interessa con il mouse e al posto che copiarlo lo taglieremo con Command più X. Andato!
torniamo nel punto in cui ci serve incollarlo a fine testo, ci posizioniamo e come prima lo incolliamo con Command più V. Tutto molto semplice, ma spesso ti accadrà che copiando un testo da un altro documento o da una pagina web e incollandolo sul nostro, manterrà la formattazione di testo dell'originale, obbligandoci a doverlo riformattare per adattarsi al resto. Facciamo una prova pratica. Vado su Safari, seleziono una porzione di testo da questa pagina web e la copio come prima con Command più C. Torno al documento di Pages e provo ad incollarla con Command più V. Il testo incollato ha mantenuto il layout della pagina web e per metterlo a posto dovrei perdere tanto tempo prezioso. Annulliamo l'operazione incolla appena eseguita andando nella barra del menu su Modifica e scegliendo Annulla incolla. Proviamo a rincollarlo ora digitando sulla tastiera Command più Option più Shift più V. E voilà! Ho incollato il testo mantenendo lo stile del mio documento e non più quello di origine. Continuiamo sulla strada dei comandi da tastiera. Quello che ti sto per dire è probabilmente il più prezioso che utilizzo e che sono certo imparerai ad apprezzare anche tu. Mettiamo di aver fatto una cavolata qualsiasi sul Mac. Potrebbe essere quella di spostare un file in una cartella sbagliata, eliminare un file o cancellare un testo da un documento. Come facciamo a riparare subito? Semplice, digitando da tastiera Command più Z. Facciamo degli esempi pratici. Elimino una di queste foto trascinandola nel cestino. Accidenti, non dovevo, ho sbagliato. Senza perdere tempo nel trascinarla fuori dal cestino, digito sulla tastiera Command più Z e tornerà immediatamente al suo posto dove era. Mettiamo ora invece che combino un'altra bravata spostando in una cartella queste foto. Devo spostarle nella cartella 1, ma mi sbaglio e le sposto nella cartella 2. Niente paura. Digito Command Z e torneranno dove erano e potrò spostarle correttamente nella cartella 1. Proviamo anche sul documento di prima di Pages. Copio la prima parte con Command C e la incollo alla fine con Command V. Ma mi sbaglio di nuovo e addirittura nell'incollarlo ho premuto due volte su Command V. Me lo ritrovo due volte e non ne voglio neanche una. Premo Command Z una prima volta e Command Z una seconda volta e riparerò ad entrambi i miei errori. È importante per questo che tu sappia che Command più Z non ricorda solo l'ultima operazione, ma tutte quelle che avrai eseguito, app per app. Immagina la potenza di questo semplice comando su app molto più complesse come un foto o un video editor, dove si eseguono centinaia di modifiche in pochi minuti. È essenziale. Usala, utilizzala velocizzando la tua esperienza. Per questa parte prendiamo da esempio le foto di prima presenti sul mio desktop e diciamo che vogliamo spostarle nella cartella 3, che si trova all'interno della cartella 1. Nel modo classico, cosa dovremmo fare? Aprire la cartella 1 con doppio clic, aprire anche la cartella 3 nello stesso modo, selezionare le foto sul desktop e trascinarle all'interno. Almeno 4 operazioni diverse. Ti mostro come fare la stessa cosa in una sola operazione. Seleziona le foto e trascinale nella cartella 1, ma senza rilasciare il mouse. Aspetta giusto un attimo e guarda, la cartella si espanderà. Non lasciare ancora il mouse e spostati sulla cartella 3, finché non si sarà espansa. Ora puoi rilasciare il mouse. Fatto! Un'operazione al posto di 4 e vale per tutti i tipi di documenti e per tutte le cartelle in macOS. In macOS ogni file viene aperto con la sua app di riferimento. Ad esempio, tutte le foto vengono aperte con l'app anteprima come anche tutti i PDF. Spesso però può accadere che installando nuove app queste prendano automaticamente il posto della precedente, creandoci dei problemi perché siamo abituati all'altra, con cui ci trovavamo più che bene. Ti porto un esempio pratico e reale che mi è successo proprio qualche settimana fa. Ho installato da App Store il programma GoPro Player per riprodurre e gestire i filmati a 360 gradi ottenuti dalla GoPro Max. Da quel momento tutti i file video che aprivo con QuickTime sono passati ad aprirsi da questa nuova app. E questo automaticamente, senza che fossi io a deciderlo. La cosa non mi piace e non voglio. Voglio continuare ad utilizzare QuickTime. Cambiamo quindi l'app di default per i file video.mp4. Selezioniamo uno di questi file e facciamoci clic con il pulsante destro. Scegliamo ora la voce Ottieni informazioni. Si aprirà una scheda riepilogativa di quel file con tutte le sue informazioni.
Da questo pannello scendiamo fino alla scheda Apricon, dove ci viene mostrata l'attuale app di riferimento che apre questo tipo di file. Entriamoci e selezioniamo l'app che desideriamo scegliere come quella di default. In questo caso sarà QuickTime. Lo selezioniamo e poi clicchiamo su Modifica tutti. Comparirà una finestra di conferma al quale dovremo cliccare semplicemente sul tasto Continua. Chiudiamo il pannello e riproviamo ad aprire il filmato. Bene, è tornato ad aprirsi con QuickTime. Evviva! Nota bene che questa operazione andrà fatta per ogni tipo di file, seppur siano tutti della stessa tipologia. Ad esempio, ora abbiamo modificato tutti i file video.mp4, ma non per quelli.mov. Dovesse succedere anche per quest'ultimi, dovrai semplicemente ripetere questa breve operazione e modifica che vale per qualsiasi tipologia di file e app in macOS. Bene, siamo arrivati anche alla fine di questo episodio delle basi del Mac. Come hai trovato i miei consigli? Spero carini, ma soprattutto utili. Scrivimi nei commenti i tuoi pensieri o le tue critiche, o se c'è qualcosa di cui vorresti che mi occupassi. Come sempre, ti chiedo di lasciarmi un like se il video ti è piaciuto ed effettuare l'iscrizione al mio canale senza dimenticare di attivare la campanellina delle notifiche, che ti permetterà di ricevere un avviso all'arrivo di ogni nuovo video. L'episodio 2 è terminato, ora guardiamo avanti verso i prossimi, ma soprattutto verso le nuove rubriche che parleranno anche di iOS e iPadOS. Buona experience sul Mac a tutti e ci troviamo qui per il prossimo video. Ciao!